L'amore per il calcio, il sogno di diventare un calciatore professionista, è comune a tanti. E mentre molti corrono, si allenano, cadono, si rialzano, hanno già in mente questa o quella squadra. E non sono pochi quelli che mi contattano perché hanno in mente di spostarsi per realizzare il loro sogno proprio qui a Dubai. Magari perché ammaliati dalle bellezze di questa città che hanno visto in televisione o perché hanno in mente ingaggi favolosi per via degli sheikh che investono milioni e milioni nelle loro squadre. Lo sport a Dubai è un'industria fiorente. Non meraviglia allora che accademie ed eventi sportivi in città rappresentino un business di tutto rilievo, supportato tra l'altro dal Dubai Sport Council, il locale ministero dello sport, che promuove uno stile di vita sano e incoraggia i giovani atleti a seguire i propri sogni. A Dubai anche il Global Soccer Awards, un appuntamento imperdibile per il panorama calcistico internazionale. Ladies and gentlemen, your player of the year, Globe Soccer Awards, is Cristiano Ronaldo. Ho quindi deciso di fare questo video. Prima però ricordatevi di iscrivervi al canale, se non l'avete già fatto, e scrivete nei commenti qui sotto le vostre storie. Aiuteranno ad arricchire il contenuto di questo video. Innanzitutto dobbiamo fare una distinzione tra chi sa già giocare a calcio ed è in cerca quindi di un ingaggio e chi invece sta cercando una scuola per imparare o comunque per migliorarsi. Le scuole calcio negli Emirati sono dedicate ai residenti, quindi a chi è già qui per motivi di lavoro, di studio o per chi ha seguito la famiglia. L'iscrizione a una scuola calcio vi darà la possibilità di allenarvi, di migliorare e di partecipare ai campionati organizzati ad hoc per queste realtà. C'è solo l'imbarazzo della scelta tra quelle legate o meno ai club. Se invece sei già un giocatore professionista e sei in cerca di un ingaggio, la situazione è un po' più complessa, perché infatti i regolamenti locali prevedono un massimo numero di stranieri per ogni squadra e le squadre tendono quindi a preferire più dei campioni a fine carriera che non dei giovani talenti. Non a caso sono passati per i campi di questo paese in veste di allenatore o di giocatore campioni come Maradona, Cannavaro, Battistuta, Zenga e tanti altri. من الكابتن فابيو كانافارو كرة للأهلي مشاكل لكن يوسف جابر يتقدم في الجهة اليسرى ثلاثة لاعبين كانافارو بالخبرة يبعد هذه. Questo per tutta una serie di motivi. I professionisti si portano dietro un bagaglio di esperienza internazionale che spesso manca a delle realtà che non hanno sempre modo di affacciarsi al panorama internazionale. Inoltre, un professionista di fama mondiale si porta dietro, oltre il suo bagaglio di esperienza, anche una serie di contatti che è molto interessante per una realtà tendenzialmente localizzata qui. Si pensi a contatti con i media, con i giornalisti, con potenziali sponsor e inoltre ha più facilità di diventare un leader per gli altri della squadra. Ma pensate anche al contrario. Nella vostra squadra di Serie D preferireste avere un giovane talento che arriva dagli Stati Uniti o un Messi, un Ronaldo, un Maradona a fine carriera? Questo però non vuol dire che non dobbiate provarci. Contattare via email i vari club o inviare un video provino non vi costa nulla, al massimo vi dicono di no oppure non vi rispondono. Meglio ancora se avete la possibilità di venire, potete presentarvi di persona ai vari club. Anche lì, che cosa avete da perdere? Male che vada, avete fatto un'esperienza. Più semplice invece è trovare lavoro come allenatore. Parlando con Fabrizio Puglisi, presidente della Juventus Academy, che mi ha fornito tra l'altro l'immagine di contorno che abbiamo visto e che quindi colgo l'occasione per ringraziare, mi ha detto che loro stessi sono sempre alla ricerca di professionisti in grado di seguire i loro ragazzi. E allora, ricordatevi sempre di seguire i vostri sogni. Non chi comincia, ma quel che persevera. Ve lo dice un'ultramaratoneta. Ma assalamu alaikum.